Ciao ragazzi, ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video di WarioWare. Mi sono fatto due conti e penso che finirò la storia con 3 episodi, massimo 4, perché ho visto che hanno caricato gameplay interi della storia intera che durano 2 ore massimo, quindi penso che questo episodio è un altro e poi si finisce. Ma non è un problema, assolutamente no. Iniziamo oggi però con Dr. Krygor, minigiochi o microgiochi di tecnologia. E se mi gira bene, ragazzi, porterò anche qualche altra serie di WarioWare. Però, cavoli, quindi quello sarà il suo potere, fluttuare in quella maniera? Sto nuotando, sto volando. Pluff, pluff, pluff. Guarda come sbatto le pinne. Ehi là, Dottor Krygor. Mi chiedo cosa beriglio stia succedendo qui. Beh, certo, per mascherare, insomma, le parolacce. Certo, siamo parole normali. Uffa, Dottor Krygor, siamo qua giù. Qua giù. Vi nuota davanti. Che io sappia, il mio livello non aveva fatto questo aspetto. È entrato anche qui il bug, vero? Ehi, Krygor! Ah, anche voi qui! Eccellente! Mica tanto. Dottor Krygor! Scienziato geniale che inventa meraviglie di ingegneria meccanica. Avrebbe ricostruito persino se stesso. Sì, infatti, metà della sua faccia. Tieni premuto A per far sì che Krygor nuoti in aria. Oh, ok, proviamolo subito. Ok. Oh, wow. Però appena premo. Ah, ma non si muove neanche se non premo A. Ok. Sì, però. Ok. Cavoli, quanto è fastidioso, mamma mia. Che fastidio usare sto personaggio. Nel mio livello c'è qualcosa di strano, sapete cosa potrebbe essere? Sì. Sì, i bug hanno preso sopravvento e stanno causando tutti questi problemi. Tranquillo, proprio me. Dei bug, interessanti. Dovrei cercare di riprodurli in laboratorio. No, tu dovresti eliminarli i bug, visto il lavoro che fai. Ho l'impressione che anche lui sia stato infettato da qualche bug. Essendo mezzo computer, sì. Allora, Wario assolutamente e anche... Ah, Cricket. Vabbè ragazzi, io con Cricket e Wario mi ci trovo benissimo. Abbiamo tanti altri personaggi da sbloccare. Però Krygor qui me lo trovo molto molto male. Mi sa che ci perdo. Fabbrica super segreta del Dottor Krygor. Può essere che ci vado a perdere sto giro, Applauso bot. Oddio, mi ricordo tantissimo Rhythm Heaven. Bellissimo quel gioco. Qual era il nome di sto tipo? Però ragazzi, quando arriveremo al mio personaggio preferito, sceglierò sempre lui. Se doveste per caso aver seguito un video di WarioWare fatto 7 anni fa, 8 anni fa, no, forse anche di più, 2014 forse, quindi sì, più o meno 7 anni fa, portai un video di WarioWare. Ah, ok, dove dicevo che Jimmy era il mio personaggio preferito. Ah, questo è bello. Sto minigioco c'era anche nella demo. Carino, facile. Anche nei livelli. Anche quando è più difficile o più veloce. Ah, nel riquadro, ok. Osserva. Quello verde. Sali a bordo. Ottimo. Ah, quindi se per caso sceglievo un altro era sbagliato, giusto? Ah, carino questo. Ah, vedi? Sapevo io. Però lì, no, questo è stato un errore mio proprio. Non voluto. Oh, Star Fox. Oh, fortuna. Toh, beccati questo.
Attiva gli interruttori. Mamma mia, che complicato. Penso io. Raggiungi l'uscita. A parte che lì mi sono accorto io che era sbagliato. Molto bene. Ok. Lì ho sbagliato io un'altra volta. Vabbè, lasciamo perdere. Questo è un problema diverso. Mamma mia. Ok, eccoci. Devo prenderci la mano con Dottor Gregor, che è particolare. Invece con gli altri basta che premi una volta e fai. Schivalo. Mamma mia. Questo è un minigioco di quelli famosissimi sul GameCube. Dove schivare le macchine. Bene. Carino questo, sì. Libera la via. Come? Ah, ok. Ah, al limite. Ah, ma solo una volta ho perso? Ah, ok, pensavo di aver perso due volte. Vabbè, sì, lì proprio... Ok. Ah, ho capito. Sushi, ragazzi, io non sono un grande fan, ma... So come assemblare... Cosa? Perché? Tubetto di colla. Di colla e robe. Vabbè, questa è una cazzata, scusami. Vabbè, questa era facile. Vabbè. Molto facile, molto facile. Non lo so. Mi lascia interdetto. Vai, prendi quel virus, anzi quel bug e mangialo. Così tu, così diventi tu il bug. O assorbi la sua forza, una delle due. Visto? Sono un genio. Gregor si unisce alla squadra. Non lo userò mai. Stai tranquillo. Andiamo a fare 9 volt. Questo ragazzino è fantastico. Mi piace un sacco perché lui ama i retro game. Diciamo che è cresciuto nella mia era. Che pacchia. 18 volte, non potresti camminare da solo. Wow, aiuto! Chi è? Nani? Eh? Cos'è successo? 9 volte. Il mio skateboard! Non si ferma! Con l'H finale perché è toscano. Va alle elementari con lo skateboard e ha una passione sfrenata per i giochi Nintendo. Abile DJ, bravo con lo yo-yo. È un fanboy? Ok, da una parte all'altra prima per fermarlo. Io devo... No ragazzi, si muove da solo, si muove. Che fastidio che sarà questo. Ah, posso cambiare direzione, certo. Grande. Mamma mia, che fastidio sarà usare questo. Cioè, ma in alcuni minigiochi come cavolo fai? Grandioso, va molto meglio adesso. Cosa? Che succede al mio livello? Non sarà mica rotto. Sì, è rotto. Quei bug malefici stanno distruggendo tutto. Ok, se è così adesso ne vedranno delle belle. Facciamo un po'... Ah, dribble e spizza per cambiare un po' il Wario. Si parte. Anche se dovevo scegliere... Potevo scegliere spizza, ma come secondo giocatore. Ovviamente la mammina. Waifu, madre e amico. Cioè, la triade. Mi ricorda il classico bimbo con i capelli. Gioco in realtà aumentata. Spaccio. È la mamma. Oh, cavoli, questo qua era anche nel minigioco per Wii U.
Che lei ti veniva a vedere a casa se stavi sveglio. Sì, bello. No, dicevo, no, il bambino con i capelli arruffati, classico giapponese che viene ritratto, tipo scimmietta o cose così. Oh, yes, cacchio, questo quanto è vecchio. Questo è un gioco vecchissimo. Non ricordo il nome, ma era, diciamo, anche in WarioWare per GameCube. Giallo. Ma è brutto proprio. Splatoon, l'ho giocato un bel po' a Splatoon, devo ammettere. Ho fatto diverse partite online, molto carino. Trova il fantasma. Peccato alla fine proprio. Ah, quindi quando c'è la scia è quando si muove. Perfetto. Animal Crossing. Ah, che bello. Yeah! Sconfiggilo! No, cazzo, ma perché? Ma io dico, c'è l'ascia, dico, vabbè, gli sparo tanto per fare la gag. No, ci sono morto. Come un idiota. Ovviamente qua tutte quante roba retro game, perché... Bene. Non lo so. Che cavolo era quello? No, ma non può. Gli sparavo con lo yo-yo. Cioè, lo toccavo con lo yo-yo. Cosa facevo? Fai i complimenti. Sei intelligente. Fire Emblem? Non lo so. Non ne ho la minima idea, veramente. Che difficoltà è quello? Ok. Come lo evitavo quello del... della gru? Boh. Completa il livello. Che cavolo però. Vabbè, Andre Link, porca miseria però. Tomorrow. Alleluia. Mamma mia, quanta precisione ci vuole questo coso. Dai. Che fastidio sto personaggio. 9 volte ti voglio bene, ma come personaggio giocabile fai cagare. Cioè, proprio te lo dico proprio di cuore. Fai schifo davvero tanto. Mi dispiace, ma non ce la faccio. Poi se voi vi ci trovate bene, tranquilli, ma a me manco per sbaglio. E comunque, ce l'abbiamo fatta. Il gruppo cresce sempre di più. Che scarsi quei bug, se avessi avuto un altro personaggio, sì. Che poi alla fine devi solo completare dei minigiochi, non è che stai sconfiggendo i bug. A meno che il boss non è il mini bug, certo. Novità, che fa? Remix, per finire il primo mondo, certo. Remix 1, Remix 2, Remix 3 avremo sicuramente. Un carrello! Ok, possiamo fare un bel po' di strada con quello. Yeah. La l'audio qui dentro è perfetto per il karaoke. Mike, ovviamente, un microfono che si chiama Mike. Un robot karaoke creato da Dr. Gregor. Adora cantare anche se è stonato come una campana. Che fatica ricordarsi il nome di questo, vero Andrea? Spara verso l'alto delle note con la bocca e posso muovermi liberamente. Oh yeah. Ah, però dato che spara solo verso l'alto. Però almeno questo è comodo da manovrare. Ah, ecco Mike, tu verrai con noi.
Affermativo. Affermativo, se proprio devo. Addio alla mia carriera da solista. Tranquillo, dato che tu sei bloccato, scegliamo. Guarda, mi voglio male, mi voglio del male. Mi voglio del male e scelgo 9 volte. Odio me stesso. Bene. Chi ha vinto? Chi ha vinto? Lui? Sì. Di poco ma ha vinto. 20%. Anche se era il 60%, quindi alla fine. Bene. Mi sto già pentendo. Mi sto già pentendo, sì. È andata bene. Colpisci il blocco. Super Mario Land. Bello. Smista. Yeah. Positivo. Ma era un diavoletto l'altro? Però se stesse fermo lui quando spara il... Sembra Star Fox, ma non è. Forse. Bello. Pacioccoso, bello. Lungo pancioso. Ok. Wow, perché? Io dico, ma vai in alto, invece l'ho rimbalzato, la maledetta. Ah, alla fine. Maledizione. Certo. Una volta si cercava l'oro, adesso si tappa la narice. Dai la carica. Bene, per fortuna. Per fortuna. Togli. Bene. Yeah. Stava in classe a ascoltare la musica. Non si ascolta la musica in classe. Veramente io lo facevo. Ma che cosa, ma che... No, vabbè, niente, lasciamo perdere. Era inutile. No, meno male, almeno forse finisco. Perché con 9 volte, ragazzi, mi voglio male. Ok, sì, quello ci toccava proprio palesemente. Ma non dovrebbe andare più veloce? Cioè, giocare a Super Mario in questa maniera sarebbe troppo facile. Super Mario, quando vinci in Super Mario World, fa il segno di vittoria. Facile, molto molto facile, specialmente con lui. Mi è andata bene che mi è capitato quel livello. Quindi il livello del boss può essere diverso. Interessante. Bene, l'abbiamo scampata. Yeah! Guarda che bel gruppetto. Si canta e si balla! E gira tutta la stanza! Canzone un po' vecchiotta. Ok, chi è prossimo? Katana, la katana, oh yeah. Let's go allora. Animali. Non era cibo una volta? Iniziamo con delle urla, il che è molto promettente. Ah, perché stanno combattendo. Ah, vi abbiamo trovato. Volete smetterla con tutti quei salti? Mi state facendo venire il torcicollo. Non possiamo, le nostre gambe si muovono per conto loro. In merito dei nostri fantastici super poteri ninja. Queste due sorelline che frequentano l'asilo non sono solo gemelle, ma anche delle ninja. Kat è la più grande. Sì, di qualche minuto probabilmente. Quindi Konasi lancia la stella ninja Shuriken. E Konasi salta. Cioè no, saltano sempre.
Yeah. Facile. Qualcosa di strano ha fatto un salto nel nostro livello. Non ha premuto per andare avanti. Potete aiutarci ad abbatterlo se non avete troppa FIFA? Scegliamo Wario e Cricket. Ah, un quarto giocatore. Dribble e Spitz, vai. Oddio, Dribble potrebbe essere un po' particolare per alcuni livelli, ma animali non sarà troppo difficile, dai. Villaggio a Biocco, bel nome. Magia ninja? Jutsu. Famosi stecchini ninja. Ma l'ippopotamo sopra la persona, ma l'ha ucciso. Poverino. Ah, quello è tipo lo shuriken ombra. Quindi il mio scopo è sconfiggere gli animali, in poche parole. Bene. Ok. Acceso, via. No, no. Scherzo. Ok, data. Ho sparato la farfalla, però. Dettagli. Ah, sto purificando gli animali. Ok, yeah. Vabbè, WarioWare è rinomato per queste gag. Più veloce, yes. Yes. Con la testa. Ah, no, la lingua sua, maledizione. Ah, ci perde, cazzarola. Spazza i cieli. Pensavo di dover muovere l'acqua, c'è lui con la lingua che deve. Che cos'è? Questo. Vabbè. Dico, che sa che devo fare? Mamma mia. Mamma mia. Uovo enorme. Ma che caspia. Ah. Non ho parole. Alrighty. Oh, bene. Osserva e ricorda. Bene. C'è l'elefantino rosa, viola. C'è la giraffa che dorme con la giraffa piccola, che è più gialla. C'è il gorillone con la mela. Ok. Quindi devo... Domanda 1. Quale non c'era? Vabbè, questo è facile, dai. Insomma, voglio dire. Quale aveva del cibo? Gorillone. No. Volevo provare se con lo shuriken si poteva attivare la risposta. E si può. Quale stava saltando? Questo. Sì, ognuno compie un'azione. Quindi, se la scimmia aveva, se la gorilla aveva la mela, è ovvio che l'elefante stesse saltando. Quindi Leon era il boss e via, sconfitto. Bene, fa piacere.
Ottimo, molto bene. È fatta, missione compiuta, yeah! E ora? Altre due strade si apriranno? O solo una? Oh yes, facciamolo subito! Tre strade, non solo una. E dopo c'è anche Ashley e poi Orbulan non mi interessa, ma Ashley e Jimmy! Ok, facciamo anche Jimmy e poi ci fermiamo. Mi fermo, voi guardate, voi finite di guardare il video. Quindi sì, è un lavoro reciproco. Che razza di posto è questo? E buio e noioso. Piuttosto inquietante. Il dottor Gregor ha paura del buio. Per niente, il mio intelletto superiore non contempla la paura priva di fondamento. C'è nessuno? Ehi, c'è nessuno? Ah, quindi parla un po' di più Wario, effettivamente. Wow! Alla faccia dell'intelletto superiore. Yeah. Oh yeah. Jimmy T. Re della pista da ballo. Usa i movimenti giusti a posto giusto, tanto in discoteca quanto in palestra. Troppo cool. Attacca nella direzione in cui inclini. Oh yeah. Non sarà facile da usare, ma ci proviamo. Ah, ma flutta pure. Quindi plana quando scende, ok. Yeah, pongete. Ah, dove punta il dito, giustamente, lui va. Oh, la mia pista da ballo. Possiamo rimetterla in sesto, ma prima dobbiamo fare fuori quei bug. Molto bene, nessun bug resisterà alle mie psichedeliche mosse di danza. Wario e Krygor. E Mike. Mike è buono come personaggio, Ma la piccoletta pure. Ah, Master Mantis. Ma le cuffie? Questo è il gruppo di ballo, il suo corpo di ballo. Club muscolacci. Cioè quindi danzi e rimani in forma? Ci sta. Vai con la musica. Citazionissima. Non so se in Giappone c'era, ma in America c'era un tipo che faceva questi balli motivazionali. Che diceva sì, io posso. Non è neanche un meme alla fine, perché è molto, una roba molto vecchia. Potrebbe diventarlo se qualcuno va a ripescarlo, ma dubito. Fallo atterrare. Che cavolo di minigioco stupido. Come? Ah, ok. Ah, scendi. Ok. Mi sembrava un polmone. Ma che caspiterina. Mi dimentico sempre che lui devo tenere premuto A. Mi ero un attimo perso il primo, forse. Più veloce, guarda, con quei font. Stoppa. Yeah. Ok, Mike mi ci trovo abbastanza bene. Ma così facile? Sarà il colino sempre in piedi? No! Porca zozza! Ah! Che co... Ma no, porca miseria, porca. Tira sulla canna. Manda in buca. Dai, su. Mannaggia, ragazzi, certi personaggi proprio difficili,
quanto. Ma che cosa? Che si è abbassato da solo? Cambia squadra perché è impossibile, ragazzi, con certi personaggi. Non ce la faccio proprio. No, no, non accetto di perderlo, eh. Bene, vita distrutta, carriera finita. Ah, devo farne due. No, questa è quella, era di Rhythm Heaven. Ok, boss, meno male. Vai, mosse di... un po' di twerk ci voleva. Devo raggiungere la cima. È una scalata. Sì, vabbè. No, vabbè. No, 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 no. Vieni qua. Ok. Ah, ma quindi quelli dopo un po' si cascano. Caspiterina. No, vabbè, questo non è per niente facile. Ok. Sì, uccellaccio del malaugurio. Fantastico. Aiutalo a scalare. Seconda volta, vabbè. Avevo capito come... potevo allungarmi di più, ho capito, quindi ce l'ho fatta. Ragazzi, tremendo, certe volte è tremendo, eh. La mia win streak sulla demo era di 40, mi pare. Però vabbè, Cricket, Wario e Orbulon sono piuttosto facili da usare. Ok. Psichedelico! Sì, proprio dagli anni 60 arriva lui. Ok, la prossima volta faremo ovviamente... finiremo tutto quanto questo percorso e... non vedo l'ora di provare Ashley, che con roba... con la magia lei, se non sbaglio, dal trailer si vedeva. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Magari non finisce col prossimo video, ma con altri due sicuramente, quindi ci sta. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate ovviamente il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!